Davvero? Persino il nome ha sbagliato. Questo è il peggior compito che abbia mai visto. La penna non scrive. Sarà finito l'inchiostro. La smuovo un po'. Farò finta che non è successo. Userò questo. Ups! Oh, ora lo raccolgo. Ecco, dov'ero? Dov'è finita la mia penna? Era proprio qui? Non può essere andata lontano. E ora come faccio a mettere i voti? Aspetta un secondo, la mia pistola per colla a caldo. Proprio quello di cui avevo bisogno, non mi delude mai. Prendo il mio anello e ci applico sopra uno strato di colla, poi... Sopra ci attacco una gomma. Poi mi serve la colla rossa. La userò per disegnare una F. Poi lascio asciugare, ho fatto anche una A. Ma non credo che la userò spesso. È l'ora dei voti? Una bella F. E questo? Una A, sono sorpresa. È molto più veloce così. Vorrei averci pensato prima. Ragazzi, ho corretto i compiti. Ma che... La mia penna! Oh oh! Che succede? Niente! Avrei dovuto saperlo. È stata un'idea di Naomi! Ehi, silenzio! Sono arrabbiatissima! Beh, ho comunque gli anelli. Fate come se non vi avessi detto niente. Dovrei farmi crescere le unghie! Amo questi colori! Quindi la lezione... Oh, giusto, mi ero dimenticata. Ok, nessun problema. A noi fa solo piacere aspettare, è il mio primo giorno. Sì. Prendete queste matite e disegnate. Non ci servono. Possiamo usare le nostre matite. Sono molto più divertenti. Credo che invece userò una penna. Che bel colore. Inizio con dei cuoricini carini. Non sono soddisfatta, riproviamo. Li cancello. Ideona! Sarà bellissima! Faccio dei tagli sulla gomma. E tolgo le parti tagliate. Creo varie forme. Poi premo in una palette di tempere. È un timbro! Che bello! Wow, guarda che carino! Ho finito! Così posso dedicarmi ai capelli. Amo questa lezione! Wow, geniale! Vorrei anche io fare una cosa del genere. Non riesco a tagliare il tappo della penna. Ups! Oh, guarda cosa ho fatto! Di male in peggio! Aspetta, so cosa fare! Posso prendere in prestito la piastra? Ok. Grazie, mi serve un'altra cosa. Un quadratino di gomma piuma. È perfetto, iniziamo! Inizio piastrando la gomma piuma, poi la metto su un tappo di un pennarello e ci premo sopra una biglia. Così si crea una rientranza. Taglio tutto intorno, poi applico un piccolo strato di colla. Ho fatto un cuore con la gomma piuma di glitter e ho avvolto il tappo con la stessa gomma piuma, è morbidissima! Wow, che penna! Faccio lo stesso con le altre, super divertenti! Ehi, Naomi! Che c'è? Guarda! Cosa dovrei guardare? La mia penna, ovvio! Ah! Dove sono finite? Non ci credo! Ehi! Quelle sono mie! Mi sento così alla moda! Ma ci ho messo un sacco per farli! Mi piace la scrivania in ordine, sta venendo bene! Vicino ci disegno una foglia, mi sento di stare nella natura! Sono pessima a disegnare e guardando Naomi sembra molto più facile. Non devo per forza strafare. Faccio più che posso. Aspetta, ho dimenticato questi stickers. Che noia il mio quaderno. Posso migliorarlo o almeno posso provarci? Inizio disegnando un cerchio su un pezzo di carta. E poi disegno uno smile. Inizio con gli occhi. Che simpatico che è questo omino. Poi lo tagliamo. E ora mi serve un pezzo di carta forno quadrato. Poi lo copro con lo scotch. Lo stendo per bene. Non voglio increspature. E ora taglio tutto intorno. Sta venendo bene. Ma ne devo fare altri. Bellissimi. Proprio quello che mi serve. Tolgo la carta forno. E ora posso attaccarli al quaderno.
Ah, che carina questa rana! Già sembra più bello. Ed è stato facile! Wow! Psst! Naomi! Sì? Wow, Julie, che bello! Posso avere qualche sticker? No! Cosa? Per favore, per favore! Non mollerai, vero? E va bene, non posso avere mai cose belle! Davvero, mezzo sticker! Concentratevi, ragazze! Oh, quel ventaglio mi ha fatto venire un'idea! Mi serve il mio quaderno! Devo fare qualche aggiustamento! Taglio un semicerchio! Poi devo applicare la colla! Copro la copertina, poi ci attacco del feltro! E ora ci attacco anche un pezzo più piccolo, bianco! E poi un pezzo rosso! Inizia a prendere forma! Ho tagliato quello nero a forma di goccioline! Questi sono i semi! Finito! Il mio quaderno anguria! Lo so, è stupendo! Sì! Va bene essere invidiosi! Oh wow, pazzesco! Devo guardare più da vicino! È solo un quaderno! Mi serve? Amo l'anguria! Ma cosa è appena successo? Oh, bene! Questo va dritto nella mia collezione! Inizia a fare caldo qui! Devo rinfrescarmi! Ah, molto meglio! Oh, detesto questa materia! Non sei poi così intelligente, eh? Ho qualcosa di divertente per voi oggi! Cosa? Questo arcobaleno carinissimo! Ok, non serve che mi applaudite! Perché non provate a farlo anche voi? Ok, aspetta, non ho penne! Sarà divertente! Oh, guarda le penne di Naomi! Ehi, amica! No, le penne non te le presto! Oh, e dai, perché devi essere così cattiva? Grandioso, proprio quello di cui avevo bisogno! E va bene, ti do queste! Grazie! Aspetta, che devo farci con queste forbici? Posso tornare al mio arcobaleno? Inizio colorando la copertina del quaderno. Inizio dall'angolo. Uso diversi colori. Lascio che si mescolino, per un effetto più carino. Poi devo coprire la copertina con dello scotch trasparente. Poi dipingo con vernice acrilica nera. La distribuisco uniformemente. E ora lascio asciugare. Poi mi serve una gomma da cancellare che uso per togliere un po' di vernice. Disegno delle linee diagonali da una parte all'altra della pagina. Rivelerà i colori che ci sono sotto. Wow, che bello! Davvero carino! Dimmi qualcosa che non so. Io non so fare niente del genere. Devo pensarci. Non sono così creativa. Aspetta, forse posso usare gli elastici che ho sui capelli. Provo, perché no? Me ne servono altri. Me ne servono altri. Ce n'è uno verde. Ci sono altri colori. È tutto ok, Julie? Torno subito. Geniale. Ora ho tutto quello che mi serve. Wow, mica male. Mi serve una pistola per colla a caldo. Metto un po' di colla all'angolo del quaderno, poi ci attacco una parte di elastico. Continuo aggiungendo altri colori, finché non ho ricoperto tutto il quaderno. Wow, guarda, è come un arcobaleno! Che ne pensi? Carino, eh? Wow, come hai fatto? Significa che ti piace! Wow, hai finito! È stato facile! Mi piace il contrasto di colori! Wow, bellissimo! Proprio come quelli della mia giacca! Non ho idea di cosa lei stia parlando. Aspetta, ne avevo molti di più! Julie, che hai combinato? Aspetta, Julie, dove sto andando? Che posso fare? Ok, ragazzi, oggi compito in classe. Non sarà facile. Potete iniziare. Iniziamo. Difficile. Dove sono le mie matite? Di solito stanno qui. Ah, che strano. No, non ci sono. Ehi, e tu chi sei? Non importa. Oh, ci sono problemi, Julie. Ok, prenderò una penna dalla mia borsa. Deve esserci qualcosa qui. O almeno spero. Oh, cos'è? Carina, ma non mi serve. Posso cambiare banco? Oh, non vedevo l'ora. Devo lavorare sui bicipiti. Sono floscia! Ma è normale!
Non ho idea da dove venga. Iha! No, posso tenerlo per dopo. Non ho tempo per questo. Cos'è? Questo è tuo? Mai visto prima d'ora. Oh, giusto. Sì, mio, scusa. Che c'è, Julie? Che guardi? Credo di avere un'idea. Di che stai parlando? Prendo questo elastico, proprio quello che mi serviva, grazie. Che succede? Questo è un ragno? Ah, levamelo di torno! Metto l'elastico sul quaderno. Uso la colla per tenerlo fermo. Poi ci metto sotto una penna. Poi altra colla vicino alla penna. Uso la colla glitterata, per un effetto più sfizioso. Poi posso aggiungere altri articoli di cancelleria, tipo righello e compasso. C'è spazio per tutto quello che mi serve e non li perderò più. È tutto al suo posto, tutto a portata di mano. Guarda qua, ho fatto tutto da sola. Julie? Ups, il compito in classe è giusto, me n'ero dimenticata. Oddio, quel ragno era enorme. Devo sbrigarmi a finire il compito. È finito il tempo. Posate le penne. Ritiro i fogli. Fio, giusto in tempo. Ho già finito. Ma ho appena iniziato. Dammi qua. No, aspetti, parliamone. Mi sa che a Julie è andata male. Sono delusa, Julie. Ma hai visto il mio quaderno? Amo la mia nuova cover. Wow! Lo so, bellissima. Oh, voglio vederla. Wow, sei troppo fortunata. Com'è la tua cover? La mia? Niente di speciale. Sì, lo immaginavo. Oh, mi sta chiamando qualcuno. Devo andare. Wow, che bella, Julie. Beh, ciao, la giornata va migliorando. Io per fortuna sono uscita. Ehi, Naomi. Ehi, Leo. Ho una cosa per te. L'ho presa per te. Voglio dartela. Oddio, grazie. Che carino, aspetta. Leo, è proprio quello che mi serviva. Metto i fiori su una striscia di carta forno. Poi copro con il nastro adesivo e lo distendo per bene. Poi taglio tutto attorno. Poi tolgo la carta forno e li attacco sul telefono. E ora il resto. Wow, com'è colorata! Avete visto? Oh, sono io quella popolare! Non più! Me ne fai una anche a me, ti prego! Sono così annoiata, mi serve un pisolino. Aspetta, sono ancora in aula! Tempo scaduto, consegnate il vostro esame! Ma non ho finito! Non è andata bene questa volta. Immagino sia un altro 4. Sì, sì, fa nulla. Sbrigatevi, andiamo! Ottimo, ora devo valutarlo. Riesco a malapena a tenere gli occhi aperti. Ora basta. Questo è più divertente. Au! Sono così affamata. Bene, ordinerò qualcosa. Salve, posso ordinare? Wow, che velocità! Quanta roba! Ed è tutta mia! Ne voglio ancora e ancora! Santo cielo, è tutto così buono! Potrei mangiare per tutto il giorno! È così unto e disordinato e lo adoro! È stato fantastico! Oh oh! Non va affatto bene, devo ripulire! Forse non se ne accorgeranno! Ah, so io cosa fare! Comincio tagliando una sezione del taccuino, poi userò la mia pistola a caldo. Applicherò la colla sul taccuino e poi ci incollerò del feltro verde. Lo appianerò in modo che non ci siano pieghe. Aggiungerò del feltro bianco e rosso. Ma non ho ancora finito. Ci attacco dei piccoli pezzi di feltro nero e li disporrò ad arco. È fantastico! Ed è pronto! Un'anguria è molto meglio di un noioso taccuino. Ma sento odore di hamburger qui dentro. Ok, ragazzi, fate attenzione. Ho corretto i test. Terribile, Alex. Eccovi qui. Questo non è il mio quaderno. Che succede? Shh, sarà il nostro segreto. Aspetta, ma... Mica male! Grazie, è fantastico! Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, fate attenzione. Questo sarà nel test... Sì.
Così mi piaci, Madison. Eh? Ha detto qualcosa? Sono troppo concentrata sul gioco. Madison è così brava. Sì, me lo dicono spesso, ora perderai. Ma è impossibile batterla, ma ci proverò. Allora, qualcuno può rispondere a questa domanda, ragazzi? Bella lezione, prof. Grazie, almeno credo. Non me l'aspettavo. Amo questo gioco. Andiamo, non posso lasciarla vincere. Qualcosa non va. Per fortuna sono venuto preparato. Sembro proprio io. È ancora distratto. Continua a giocare. Come pensavo. Aspetta, ho vinto! Woo! No, c'ero così vicina. Oh, mi verrà un livido. Oh, ecco dove è andato il tasto. Devo aggiustare la tastiera e spegnere il gioco. Ma come? È così complicato. No, non funzionerà. Non male, però ho avuto un'idea. Userò la plastilina per creare un piccolo hamburger sul tasto. Ci aggiungo anche il formaggio e poi il pane. Lo metterò sulla tastiera. Perfetto, funziona. Ok, fa finta di niente. Oh, cosa... che è successo? Aspetta, il gioco era proprio lì. Gioco, sta bene. Stiamo facendo i compiti. Devo aver davvero sbattuto la testa. Scusate ragazze, proseguite. Ci è cascato alla grande. Giochiamo. Troppi alberi in questa foresta. Oh, che ore sono? Santo cielo. Vediamo, sono tutti pronti per cominciare? Oh, non mi sembra. Va bene, cominciamo. Ho qui dei compassi tutti per voi. Ho bisogno che disegnate un cerchio che corrisponda a quello sulla lavagna. Venite qui, prendetene uno. Forza, su. Oh, accidenti. Non posso credere che dobbiamo fare un cerchio. Fate come vi ho detto e prendetene uno. Ehi, aspetta, non ce ne sono più. Che diamine. Sta di nuovo dormendo. Che dovrei fare adesso? Che strazio, come posso fare? Come faccio a disegnare un cerchio? Tutto quello che ho è questo righello. Ah, non capisco come funziona. Questo stupido coso non funziona, non riesco a disegnare un cerchio. Che diamine. Jake ne ha uno e non sa neanche usarlo. Che cavolo, è frustrante. Ah, l'odio. Oh, anche lei non ci riesce. Ehi, so io cosa fare, lo apro e basta. Perfetto. Ok, forse posso fare qualcosa con questo righello. Posso usarlo per tracciare una linea? Ah, no, non ha funzionato. Forse posso farlo senza il righello. No, non funziona. Avanti, righello, ho bisogno del tuo aiuto. Ah, ho capito. Sul righello metto un segno ogni 2 cm fino alla fine. Grande! Quindi adesso farò un foro su ciascun segno. Perfetto, sono pronta a vedere se funziona. Appoggio il righello e poi metto una matita nel foro centrale. Devo solo girare adesso. Porterò la mia mano da questa parte e finirò il disegno. Sì, ha funzionato! Accidenti, hai fatto un cerchio perfetto. Ehi, mi ha portato il compasso? Era ora. Adoro il giorno degli esami, spero che i miei studenti siano pronti. Oh cielo, no, niente di tutto questo ha senso. Prof, prof, ho una domanda, ho bisogno di aiuto. Scusa, ma leggi quello che c'è scritto sulla lavagna, Julie. Niente domande, l'esame sta per iniziare. Oh, ah, giusto, scusi, pensavo fosse come una normale lezione. Certo, come no. Ehi, sono qui per fare l'esame, credo. Ah, che palle, non posso credere di dover stare qui. Sembra che qualcuno sappia cosa bisogna fare. Forse mi avvicinerò verso di lei. Prof, prof, sta spostando il suo banco vicino al mio. Ok, è ora di iniziare l'esame. Cominciate. Ok, posso farcela, devo solo rispondere alle domande. Devo solo allungarmi un attimo. Ehi, meno male che ho portato con me questo foglietto. Cosa ti credi di fare? È quello che pensavo, un foglietto, dammelo. Ora torna al lavoro e finisci il tuo esame. Ok, beh, meno male che ho un piano alternativo. Non pensarci nemmeno. Lo prendo io. Dai, è una specie di professoressa ninja. È interessante però. Ok, ma come diavolo farò adesso? Beh, forse aprirò il mio astuccio. Meno male che ci ho messo un altro foglietto. Ehi, cos'hai lì? Oh cielo, un altro foglietto! Dammelo. Ecco, prendi quello che ti serve per scrivere.
La mia penna, forse potrei farci qualcosa. Sì, penso che potrebbe funzionare. Per prima cosa dovrò riscaldare il taglierino usando la fiamma di una candela. Ecco, è bella calda. Ora devo usare la lama sulla penna. Come taglia bene? Ora mi servono due stuzzicadenti e un elastico. Devo avvolgere l'elastico attorno a questi stuzzicadenti. Bene, ora farò scorrere il mio foglietto attraverso il taglio che ho creato. E ora gli stuzzicadenti mi aiuteranno ad avvolgere il foglio. E ora posso rimettere insieme la penna. Perfetto! Sì! Sì! Sarebbe stata un'ottima creazione. Oh, giusto, l'esame! Meglio che mi metta al lavoro! Sì, sono proprio brava a far bilanciare l'orologio sul mio braccio! Oh, ehi! Ora basta! Avete finito il tempo! Abbassate le matite, per favore! Adoro il giorno degli esami! Sì, alla grande come pensavo! Aspetta, il tempo è già finito! Non ho fatto niente! Ah, ma quando finisce la lezione? Sì, è finalmente finita! Andiamocene! Vuoi uscire più tardi? Beh, credo che farei meglio a pulire. Questi ragazzi sono così disordinati. Guarda qui, non imparano mai. Ok, ora va meglio. Queste macchie sono le peggiori. Ah, sto facendo passi da gigante. Dov'è? So di averlo lasciato sulla scrivania. Qualcosa non va qui? Avevo un giocattolo sulla mia scrivania, lo hai visto? Era il mio preferito. Scusa, non lo so proprio. Adesso devo lavare per terra. Aspetta, come fa uno studente a fare così tanta spazzatura? Metterò tutto nel sacchetto della spazzatura così impara! Eh? Ma cos'è questa roba? Penso di averlo raccolto tutto. Sì, va tutto nel cassonetto. Ecco fatto! Penso di averlo messo nel cassonetto. Ok. Forse posso fare qualcosa. Questa spugna potrebbe tornarmi utile. Vuoi che pulisca? Inizierò ammorbidendo dell'argilla, poi userò questo pezzo di vetro per appiattirlo e lo renderò uniforme. Ho tagliato un pezzetto di spugna e lo metterò in mezzo all'argilla. Ora piegherò i bordi, voglio coprire completamente la spugna. Userò di nuovo il vetro per renderlo liscio, in questo modo avrà un quadrato piatto. Eccolo qui, è ora dell'arte! Disegnerò una faccia sull'argilla, devi avere un grande sorriso. E farò anche altri personaggi. Sono così morbidi e gommosi. Questi sono per te. Oh, ma sono fantastici. Wow, li adoro. Grazie. Sono stupendi. Oh, sciocchezze, non dirlo neanche. Aspetta un attimo. Il pavimento, il mio bel pavimento pulito. Bene, non c'è nessuno in giro. È ora di uno spuntino veloce. Wow, caramelle, le voglio. Certo. Le hanno prese tutte e io non ne ho più. Ne avevo così tanto bisogno. Oh, della gomma, non vedo l'ora. Quella è gomma? No, aspetta, è mia! Ma perché continua a succedere? Che strazio! Ok, comportati in modo naturale, nessuno sta guardando, sarò veloce. Sento odore di patatine? Devo averle. Ah? Devo solo fare molto piano. Non sarà niente. Vai, vai, vai! Ma che... Torna qui! Ah? Ma è vuoto! Ah. Aspetta, penso di avere un'idea. Comincerò tagliando il tubo a metà. Poi lo coprirò con della bella carta. Mi piace! Lo riempirò a metà con le mie caramelle preferite. E poi inserirò il coperchio di plastica. Metterò le mie matite sopra. E sembra un astuccio, ma dentro c'è un gustoso segreto. È la mia occasione. Se tiro sulla carta posso avere le mie caramelle e nessuno se ne accorgerà. Oh, sono solo matite. Pensavo avessi delle caramelle. Ci è mancato poco. Ma ha funzionato. Oh, che rottura! Odio studiare! Non capisco nemmeno queste equazioni! Basta, mi arrendo! Non sono brava in questa materia! Che diavolo è quello? È un peluche per te! Vuoi giocare? Mi dispiace, non posso! Devo studiare e finire di fare i compiti! Vorrei tanto dormire, sono così stanca! Ups! Oh, mi sono addormentata! Devo riuscire a finire! Che sta succedendo? Dove sono? Questo è il peggior test che abbia mai visto!
Mi sono addormentata mentre studiavo, fallirò al test. Giorno, ti piace il mio palloncino? Vuoi giocare con me? Vedi, ho aggiunto un nastro al mio palloncino in modo che non voli via. Ehi, forse posso farci qualcosa. Ho un palloncino e adesso ho bisogno di questo pennarello. Ci scrivo sopra le equazioni. Devo solo sgonfiare il palloncino. E ora che è piccolo ci passo sopra un pezzo di scotch. Tengo fermo il palloncino, tolgo lo scotch e lo metto sull'unghia. Ci sta perfettamente. Bene, adesso posso superare questo test grazie alla mia unghia. Nessuno se n'è accorto, sono così intelligente. Fammi vedere se sta barando qualche foglietto. Bene, fammi dare un'occhiata da vicino, mi serve la mia torcia. Guardami, apri bene la bocca. Bene, puoi andare, sono felice che non stai barando. Oh, ci è mancato poco. Ma sono la migliore! Ehi, come va? Mi siederò accanto a te. Ah, perché non riesco a far uscire questa lozione? Dai, è davvero ridicolo ed è anche frustrante. Lo spremerò di più. Ia! Ah! Cosa diavolo stai facendo? Ups! Ora la lozione è su tutte le mie mani sul mio astuccio. Credo che l'astuccio sia rovinato, no! Ascolta, andrà tutto bene, possiamo aggiustarlo, lo giuro, torno subito. Non posso credere che mi stia abbandonando. C'è così tanta lozione qui, ma che casino! Ok, posso sistemare la cosa, ho un tubo di cartone e della colla. Dovrebbe bastare, ora avvolgo il tubo nella carta. Ok, ora va bene, userò delle forbici per tagliare le estremità. Ancora un po', bene, e ora mi serve la colla. Ora posso piegare queste estremità e incollarle, il mio povero astuccio. Forse posso togliere la lozione. Cosa sta facendo laggiù? Oh, sta cercando di pulirlo. Fammi finire il mio progetto, lei è ancora sconvolta. Ok, ora i bordi sono tutti incollati. E ora dei pennarelli per decorare. Userò il giallo. Finora sta andando alla grande. Forse questa aspirapolvere mi aiuterà. Oh, ehi! Lascia andare il mio astuccio, stupida aspirapolvere! Aia! È fuori controllo, smettila, smettila subito! Restituiscimelo, è mio, non tuo! Wow, sta andando fuori di testa. Disegnerò un grazioso limone. Devo fare bene il contorno per farlo risaltare. Ih, che carino! Amo tanto questo frutto. E ora aggiungerò un simpatico orso. E ora metterò una striscia di carta gialla in alto. Figo! E altre due. E decoriamo il tutto. Devo scrivere bene. E ora colorerò la scritta. Questo blu è carino, mi piace. Ok, le lettere sono quasi finite. Ora ho bisogno di questo pezzo di cartone ondulato. La userò per chiudere un'estremità del tubo, poi lo ricoprirò con della carta. Ok, ecco il tappo della lozione. Ancora un po' di colla qui, lungo il bordo del tappo. E lo incollerò sopra. Ora per questi pezzi di velcro andranno all'interno uno di fronte all'altro. Ora terranno il tubo chiuso e per aprirlo basterà spremere. Le matite possono andare direttamente all'interno e staranno al sicuro. Wow, sono davvero impressionata da quello che ho fatto. Dai, piccola mano, puoi togliere la lozione, so che puoi. Ehi, Julie, sono tornata e ho qualcosa per te. Oh, sta giocando con le bambole. Ehi, Julie, riprenditi. Dai, dammi retta, è importante. Ehi, guarda qui. È un nuovo astuccio tutto per te. Oh, che carino, lo adoro. Grazie mille. Ecco, puoi avere il mio vecchio astuccio. Sono sicura che lo amerai tanto quanto me. Certo, suppongo. Grazie, credo. Woohoo! Facciamo festa! Che bello, adoro fare festa. Niente più feste per me, accidenti. Quest'acqua è incredibile, ma mi serve dormire. Perché quella campanella è così forte? Andiamo, dobbiamo. Avete fatto tardi ieri sera, eh? È in un giorno feriale. Oh, abbiamo un test! Spero che abbiate studiato, ragazzi. Questo è un test difficile, buona fortuna. Grazie, ne avrò bisogno. Non ho idea di cosa sto facendo. Aspetta. Posso imbrogliare. Amo la tecnologia. Oh no, la prof. È così facile. Niente telefoni in aula, consegnamelo. Ti terrò d'occhio. Oh, devo nascondere il telefono. Ma perché fa così caldo qui dentro? Aspetta, ho un ottimo piano. Posso usare questo nastro. Metterò delle strisce di nastro sui jeans, poi ne metterò un po' sul telefono e attaccherò il mio telefono al nastro centrale. Ora posso coprirlo con questo pezzo di jeans. Nascondo il telefono quando la prof si avvicina. È perfetto! Aspetta! Devo coprirlo. Devo solo fare finta di niente. Che succede qui? Bell'esame, uno dei migliori. Va bene. Ci è cascata. E io ho finito. Wow, sei stata veloce! Bella gonna. No, cosa ha detto? Com'è possibile? Che figura!
Nessuno deve vedermi così. Non posso fare tardi a lezione, il tempo sta per scadere e sono così vicina, accidenti. Guarda quanti ostacoli. Ma niente mi rallenterà. Arriverò al mio banco prima che suoni la campanella. Sono una macchina da guerra e da studio. Facciamolo! Carica! Oh! Ehi! No! Ho letto quel libro! Ce la farò! Niente può fermarmi! Manca così poco! Oh no! Ora della lezione, eh? Spostati! Non riesco a fermarmi! Non credo finirà bene! Come farò? Ah! Au! Ah, che dolore! Ah, non riesco a trovare i miei occhiali! Dove sono? Perché è tutto sfocato? E tu chi sei? Au! Ci servono i nostri occhiali e questo potrà aiutarci. Inizio applicando della colla su un fiammifero, poi aspetto si asciughi. Perfetto! Adesso posso accenderlo. Lo lascio bruciare così la colla si ammorbidisce. Poi lo strofino sulle aste rotte dei miei occhiali. In questo modo le due parti si fisseranno insieme. Ora stiamo bene, ancora più importante possiamo vedere. Che ore sono? Siamo in ritardo! Levati! Ci siamo! Va bene, ragazzi! Questa nuova cipria non è la migliore, dura tutto il giorno, forza! Su, facciamoci un selfie! Non mi stanno neanche ascoltando! Eh sì, Cheryl! Ora basta, separatevi! No, non voglio che tu vada via! Mi mancherai così tanto, Cheryl! Siamo così vicine, eppure così lontane! Esatto! Si sta qui per imparare! Psst, psst. Cosa? Che c'è? Possiamo usare i telefoni e parlarci? Oh, è un'idea super intelligente, fammelo prendere! Ferma lì! Credete sia nata ieri, niente telefoni, neanche il tuo! Li prendo io! Esatto! Potete riaverli dopo la lezione, tornate al lavoro! Ok, fammi provare, farò una palla e... Cheryl, è per te! Oh no, è atterrato troppo lontano! Ha visto qualcosa? Ok, sembra che stia leggendo! Siamo state fortunate! Ok, devo provare con qualcos'altro! Ho questo bicchiere! Lo capovolgo e poi taglio il fondo! Adesso mi serve un palloncino! Ne taglio un'estremità, lo apro e lo faccio scorrere sopra la tazza! Eccellente! Adesso sono pronta per provare il mio piccolo cannone di messaggi! Metterò il messaggio, tirerò indietro il palloncino e questo volerà! Wow! Questo messaggio è per me, fammi aprire! Come stai? Oh, ha mandato un messaggino per me! Sì, ha funzionato! Immagino che questo sia un messaggio da parte sua! Chissà che dice, ci vediamo dal preside! Anch'io so come fare un cannone! Sto cercando di arrivarci! Non è colpa mia se sono troppo bassa per arrivarci! Devo prendere il mio astuccio! Odio essere così bassa, non riesco a raggiungere niente! Non vedono che sto cercando di leggere? Ok! Oh, eccola! Ciao, Essie! Oh, ciao, come va? Oh, wow, sei davvero molto alto. Ciao lassù. Beh, mi piace così tanto, posso baciarti? Puoi andare un po' più veloce? Sono qua giù. Avanti. Ok, mi serve questo megafono. Devi chinarti di più. Forse se uso l'ukulele? Non funziona niente. Aspetta, ci sono delle matite qui. So io come usarle. Mi serviranno anche le infradito. Toglierò le cinghie. Metterò un goccio di colla a caldo. Adesso metterò una matita così in verticale e tutte le altre. Ora posso semplicemente attorcigliare questo nuovo cinturino che vedete qui. Tadan! Ora ho dei bellissimi sandali con la zeppa. Devo solo indossarli e vedere se funzionano. Sì! Ora posso avere il bacio che stavo aspettando. Aspetta. Ah, mi prendi in giro. Non è passato così tanto. Sveglia! Fa nulla, facciamo finta che non sia successo. A cosa sono sveglio? Ah, giusto, il bacio, eccomi. Credo di essere ancora pronta a baciarti, sì. Come puoi vedere, i colori di questo dipinto sono semplicemente divini. Evocano le notti d'estate e la tentazione. Ok, sei pronta per iniziare? Facciamolo.
Non preoccupatevi, ragazzi, sto bene, l'arte può essere pericolosa. Ora mettetevi al lavoro sulle vostre tele, per favore. Sarò qui se avete domande o avete bisogno di aiuto. Va bene, sono pronta per creare arte. Eccellente, sento molto questi colori. Ho bisogno di altri colori per il mio lavoro. Ah, colori, voglio i colori. Ancora questi colori, anche questi. Sì, ora sì che va già meglio. Molto bello. Sì, questa è la passione che mi piace vedere nei miei ragazzi. Sembra che abbia finito l'inchiostro. Ne prenderò un altro. Eh? Dove sono andati? Ehi, li ha presi tutti. E ora come diavolo farò? Un po' di più di questo qui. Sì, squisito. Ma è ridicolo, come faccio a lavorare senza strumenti? Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Adoro questi piccoli libri da colorare. Devo solo avvicinarmi di soppiatto. Devo prenderli, oi! Oh, pensavo di aver sentito qualcosa. Dove sono finiti i miei cotton fioc? Mi prudono le orecchie. Oh no, oh no! Aspetta, aspetta, calmati, tutto andrà bene. Ecco, la mia scorta di riserva, è tutto ok. Bene, la prima fase del mio piano è stata un successo. Ora posso mettermi al lavoro. Avvolgerò questo batuffolo di cotone con la carta velina tutto intorno e ora userò un po' di nastro adesivo washi. Adoro questi po' a viola, che carini! Devo avvolgerlo attorno al tampone. È fantastico! Ma quello di cui ho veramente bisogno è del colore, come il colorante alimentare. Metterò qualche goccia all'estremità del cotone. Farò un piccolo test su questo pezzo di carta. Ho salvato il mio progetto artistico. E perché farne solo uno quando posso creare l'intero arcobaleno? Bene, è ora di rimettersi al lavoro, via! Ciao, opera d'arte, mi sei mancata, ma sono tornata con tanto colore. Sono il miglior genio artistico di sempre. Ecco, penso che questo potrebbe essere un vero capolavoro. Va bene, ragazzi, vediamo i vostri lavori di oggi. Ecco il mio, lo adoro. La mia è un'espressione del terrore che si prova su delle scale buie. Va bene, fammi dare un'occhiata più da vicino. Ok, ok, vedo l'utilizzo del blu e evidenziazione con l'arancione. Va bene, ci sono molte pennellate. Oh, cos'è questo? Da dove vengono questi piccoli bastoncini? Eccellente, li amo! Ottimo lavoro, mia cara! Lo prenderò in prestito, se non ti dispiace! Oh, certo, immagino che non sia un problema! Oh, bene, fammi scrivere nel mio diario! Oh, oh mio Dio, cosa ho fatto? Ok, ragazzi, oggi c'è un esame! Spero che abbiate studiato! Andrà malissimo! Questa la so! Non va bene! Dovrò provare a indovinare! Tanto vale! Com'è complicato! Penso di aver bisogno d'aiuto. Che fai? No, non è come sembra. Lo prendo io. Non è andata come mi aspettavo. Ok, è ora del piano B. Oh no, la prof arriva. Devo nasconderlo. Ti sto guardando, occhio. Sì, non hai visto il fogliettino, però. Mi devo sbrigare. È un disastro, devo provare qualcos'altro. Aiuto, aiuto! Mi servono risposte! Oh, bene! Sul serio? Sta barando di nuovo? Hai capito? Bene. Il prossimo è 45... Oh! Salve, un piacere vederla! Da qui! E aspetta! Naomi, sono guai! Jared, cos'è successo alla tua voce? Non credo sia Jared, non potrai mai superarmi in astuzia! Conosco ogni trucco che ci sia. Pronto? Com'è cattiva. E ora come faccio? Lo so. Ho finito le dita, accidenti. Meno male che ho i piedi puliti. Ok, dov'ero? Che sta facendo? Naomi? Le dispiace, sto facendo l'esame. E io ho fatto, è stato divertente. Ecco a lei, prof. Wow, che velocità. Annie... Mi puoi aiutare? Certo, guarda qui. Devi moltiplicare i numeri per 2. Proprio così. Quindi aggiungi il separatore decimale. È così semplice. Wow, è stupefacente, grazie. Avrei voluto conoscere questo trucco prima. Fatto, posso consegnare il foglio. Ora sì che mi diverto. No, non può essere. Hai preso un 8. Sono un genio. Dai, dobbiamo scrivere i nostri nomi. Aspetta, voglio scrivere prima il mio. Spostati. No, c'ero io per prima. Questo è il mio spazio. Ah, come vuoi. Nessuno ti voterà. Gna gna.
Candidature per la reginetta del ballo! Iscriviti con me, dai! Ok, come vuoi, facciamolo. E se una di noi venisse incoronata reginetta? Fammi solo tirare fuori la penna. Sono pronta a firmare. Oh, accidenti! Non funziona! Oh, aspetta, ho un'idea. Ho una banana nella borsa. Aspetta, non è quello che volevo. Fammi provare di nuovo. Eccoci qui, questa volta ci sono. No, aspetta. Non è quello che cercavo. Mi spiace, ma ci vorrà un po' di tempo. No, lo so, anch'io ho visto quell'episodio ieri. Oh, che diavolo è stato? Va bene, basta, svuoto tutta la borsa. Aspetta, hai un altro succo di frutta. Ehi, in realtà penso che mi sia venuta un'idea. Prenderò questo cartone vuoto e lo taglierò. Adesso rimuovo la parte superiore e con le forbici taglio lungo tutto l'angolo. Arrivo fino all'altra estremità del cartone. Ripeto lungo gli altri angoli così posso aprirlo in questo modo. Non voglio che assomigli a un cartone per il succo, quindi lo coprirò con questa carta. Lo capovolgo e tiro fuori la colla stick. Ricopro tutto lo spazio con la colla così, perché voglio aggiungere questa striscia di carta arancione. E ora è il momento della colla a caldo, perché la colla stick non è abbastanza forte. Ne aggiungo dell'altra, ma ruotata in questo modo. Adesso metto altra colla a caldo, questa volta sulle punte. Devo solo attaccare questo piccolo elastico e incollerò poi delle strisce magnetiche. Tadan! Ho realizzato un astuccio. Nell'elastico posso metterci i pennarelli. E qui posso mettere alcuni post-it e qui le mie graffette. Quando tutto è pieno lo posso ripiegare. Prima la scatola interna e poi quella esterna. E ora posso aggiungere il nuovo coperchio che ho tagliato prima. Ehi, guarda che ho fatto! Ah, che cos'è? Posso aprirla? Ok. Wow, non può essere! Vedi? Adesso puoi trovare tutta la cancelleria. E io posso iscrivermi per diventare reginetta, ecco. Oh, guarda tutte le attenzioni che sto ricevendo. Non esiste, quello è l'astuccio più bello che abbia mai visto. Qual è il trucchetto che ti è piaciuto di più? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri video pratici come questo.